sempre prodotti interessanti da Wiko, partiamo dall'edizione speciale di Fever. Voi sapete, è uno dei miei telefoni preferiti. In cosa sta la particolarità e le differenziazioni? Prima di tutto nella memoria 32 GB al posto di 16, sempre 3 GB di RAM, per il resto le specifiche sono le stesse, ma soprattutto nel design, perché vedete la scocca rimane in metallo ma viene colorata, tra virgolette, anodizzata, e soprattutto tante back cover. Guardate che bella questa stile racing, ma se guardiamo qua nella vetrinetta abbiamo la back cover in legno, ed è vero legno, la back cover effetto metallico che è qua e qua in versione nera e bianca, e soprattutto nella versione nera troviamo il bordino fosforescente che da nero è passato a bianco, quindi per un effetto diciamo maggiore di luminosità notturna. Le novità non sono solamente estetiche, ma sono anche hardware, software, perché questo telefono esce già con Marshmallow, adesso questi sono bloccati. E dove stanno le novità? Quella più importante è questa. Se facciamo uno swipe a destra, entriamo in questa interfaccia che ci dà le news, ci dà un link rapido ai contatti e alle applicazioni più utilizzate. Vedete qua, possiamo modificare la pagina e soprattutto possiamo fare una ricerca globale sia sul telefono sia online. Altre novità che ci hanno raccontato, perché non sono ancora implementate su questo Wiko: cambia l'interfaccia della fotocamera, cambia l'interfaccia della galleria e soprattutto si va a installare un assistente del telefono, quindi una pagina dove possiamo gestire la blacklist, il power saver, data management, eccetera eccetera eccetera. Aumenta il prezzo, passiamo dai 199 euro ai 249 euro, ma aumenta anche il piacere e il touch and feel, e soprattutto ci saranno anche degli accessori dedicati, e li vediamo qua in questa vetrinetta, e soprattutto mi riferisco a delle cover.